Brevissimo anche per la liberazione da questi oggetti di stoffa che ormai in tutta Europa sono per il momento fortunatamente archiviati. E quindi daremo l'idea dell'Italia che sarà e faremo delle proposte alla politica, ma non solo alla politica, per ripartire, correre, costruire. Però oggi su un'ora e mezza di interventi la politica avrà una ventina di minuti a disposizione, il resto è tutta vita reale, sono tutte persone vere, compresi alcuni lavoratori che sono venuti in piazza, che non erano in scaletta ma che avranno il microfono a disposizione. Si parla anche dei 6 referendum sulla giustizia promossi dalla Lega. Si presenterà la grande rivoluzionaria campagna di raccolta firme nell'agosto dopo Covid per cambiare la giustizia in Italia. Il ministro sta facendo il suo lavoro, il Parlamento farà il suo lavoro, ci sono 6 referendum che da 2 luglio potranno essere firmati in tutta Italia per una giustizia giusta, per processi coi tempi certi, per la responsabilità di chi sbaglia che deve pagare e per la certezza della pena. Quindi sarà un'estate di impegno, di sorriso, di lavoro, di passione. Prima l'Italia, per me significa mettere prima l'Italia rispetto agli interessi personali o di partito. E con questo spirito mi rivolgerò a tutti gli amici del centro-destra. Che sensazione è? È un'emozione, perché la Lega è gente, la Lega è politica in presenza, è sorriso, è stretta di mano, è sudore, è fatica, è passione. Quindi sapere che un sabato pomeriggio mamme con bambini piccoli nel passeggino hanno fatto chilometri e chilometri in treno, in macchina, in pullman, in aereo per venire a dire ci siamo, ripartiamo tutti insieme, è la prima grande manifestazione composta, sicura, dopo un anno di pausa forzata e sono felice di essere qua. Oggi infatti inizia anche la campagna elettorale di luglio. Sì, ci saranno ovviamente Enrico e Simonetta sull'orgoglio romano, su Roma che torni capitale, sull'efficienza, sulla pulizia, sulla sicurezza, sul decoro, sulla velocità, sui mezzi pubblici, sui rifiuti che diventano energia. Quindi lasciamo le polemiche sulla storia o sui morti agli altri, noi ci occupiamo a Roma, a Milano, a Torino, piuttosto che a Napoli, di vita vera, di vita reale. Quindi per quello che mi riguarda io parto dalle periferie, comincio in periferia e finisco in periferia. Che tempi saranno? Prima possibile, non ce la si fa più. 40 gradi, ripeto, se tutta Europa sta dicendo almeno all'aperto torniamo a respirare, a sorridere, a lavorare in serenità, io penso che l'Italia debba fare altrettanto. Ringrazio Draghi che ha chiesto il parere al CTS e spero che il parere del CTS arrivi il prima possibile. Segretario, ma secondo lei Draghi sta facendo bene? Sì, sono contento di essere entrato in questo governo, di quello che sta facendo questo governo e soprattutto di quello che farà questo governo. Quindi ci accolgo? Assolutamente. Segretario, ha detto una rivoluzione sulla giustizia, questi 6 punti. Facciamo un'informazione ai servizi, li elenchiamo velocemente. Diciamo. Non fatemi togliere il lavoro a Porro, a Maurizio Turco. Oggi vi mostrerò in anteprima anche il primo modulo stampato in tipografia. Ma io ho visto la reazione scomposta di una corrente dei magistrati che parla di un pericolo quando il popolo interviene, quando ci sono referendum, quando il popolo parla sempre ragione, i referendum sono il trionfo della democrazia. Si parla di eliminare le correnti al CSM, delle responsabilità civili dei magistrati, separazione delle carriere, del fatto che i giudizi sull'operato di chi lavora in tribunale possano essere dati non solo da magistrati che giudicano altri magistrati. Si parla di enti locali, di sindaci, oggi in piazza ci sono tanti sindaci, non possono essere defenestrati senza una condanna in via definitiva. Mi spiace aver letto certi toni da parte di chi dovrebbe essere al di sopra delle parti, suona come una minaccia, una reazione forte, minacciata dal Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Io spero che chi di dovere intervenga, perché quando si propongono dei referendum, che poi i cittadini sono liberi di firmare o non firmare, diciamo che la magistratura non può minacciare azioni forti, o meglio, la magistratura, una piccola parte della magistratura, perché io sono convinto che la stragrande maggioranza dei magistrati, come degli avvocati, verranno a firmare. Chi di dovere è il Presidente della Repubblica? Insomma, se il Presidente del Sindacato dei Magistrati minaccia una reazione forte
a fronte di referendum che coinvolgono i cittadini e il popolo, io chiedo il rispetto della Costituzione, perché la sovranità appartiene al popolo, non a una casta. E quindi noi faremo appello al popolo perché democraticamente, liberamente e pacificamente scelga di firmare o di non firmare. Se poi l'ANM farà campagna per il no, per carità di Dio, è legittimo farlo, che però appunto minacci addirittura reazioni forti di fronte a un'ipotesi di referendum è sconfortante.